Ciao a tutti amici di Parigi, oggi siamo con Luca Zullo. Ciao a tutti. Luca, che cosa fai tu nella vita? Oltre a sventolarmi con la Monna Lisa, dici? Siamo in un caldissimo bar dell'undicesimo arrondissement. Arrondissement? Allora, io sono un regista e produttore cinematografico di base, però da diversi anni faccio anche un'attività molto particolare, che è quella di insegnare la gestualità italiana in giro per il mondo. E questa cosa poi, nell'arco del tempo, dopo averlo fatto, che terribile, è vero, lo so, sai perché? Perché quando mi chiedono che lavoro fai e dico questo non ci crede nessuno, dice, ma vaffanculo, ma che ti pagano? Allora, e questo è un po', ed è vero, succede, lo faccio davvero in giro per il mondo, nelle università, nelle associazioni, negli istituti di cultura, eccetera, eccetera, però da questo ne ho fatto anche uno spettacolo teatrale, che come dire, riassume questa esperienza di questo insegnante di gestualità italiana a confronto con il resto del mondo, e quindi le altre gestualità, e racconta anche perché siamo fatti così, cioè da cosa deriva questa nostra strana malattia, come vista come visto da altri paesi. In realtà io sostengo che si tratti di un superpotere. Assolutamente. Noi abbiamo un potere comunicativo straordinario, forse siamo i migliori al mondo nell'utilizzo della comunicazione non verbale. E non lo dico io, lo dicono scienziati, lo dicono esperti di comunicazione, studi scientifici, quindi voglio dire, io ho semplicemente deciso di prendere questo stereotipo negativo in mano, portarlo ai francesi, ad esempio, e dire, lo sai che questa è una cosa che puoi imparare anche tu, come studiare una lingua? E non solo, lo sai che non è che noi lo facciamo solo per muovere i muscoli e per fare palestra e sprecare chilocalorie, ma tutto questo è un codice articolatissimo e ricco di significati che possono cambiare a seconda dell'espressione del viso, della postura del corpo, del contesto e della situazione. Poi, di contro, si è sviluppato un codice segreto, che è quello che si parla solo con i locals. Così il dominatore non capisce niente. Certo. E quella roba lì già ti fa capire che ci sono due livelli di codice gestuale, cioè uno standard per tutti, l'altro solo che ne capiamo fra di noi. Non ci capiamo fra di noi. E questo è straordinario. Tu hai fatto i diverti ovunque. Sì, abbastanza ovunque. Adesso stiamo andando finalmente anche nella parte orientale del mondo, per cui il mio tour in ottobre sarà in Thailandia, in Malesia, in Giappone. Ah, dalla regia ci fanno notare. Cosa ci dicono? Quindi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della voce del corpo, cioè il titolo dello spettacolo, che è il titolo del film, che è il titolo dei miei workshop. Che è un documentario che si trova anche su Netflix. Non questo, ma magari potrebbe succedere. Un altro mio documentario si trova su Netflix, lo vogliamo dire, si chiama Influx, ed è sull'emigrazione italiana a Londra, quindi emigrati italiani a Parigi, tagliatevelo, guardatelo perché parla anche di voi, in qualche modo. Ma quindi questo spettacolo a Parigi, vicino Parigi, lo farai o non lo farai? Ma certo che lo farei. Ah. Abbiamo già la data fissata. Ah, ok. Perché mes amis, a Parigi, anzi per la precisione a Saint-Germain-en-Laye, il 2 giugno farò lo spettacolo La voce del corpo, organizzato dall'associazione Italiamo. Ore 20 alla Maison des Associations. E per chi si volesse prenotare, scrivere, come può fare? Può scrivere all'associazione Italiamo @hotmail.com. Perfetto. Con lo spelling. Ok, vi aspettiamo e chi non viene fa botte. Senti Luca, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Ci rivedremo quindi per il tuo spettacolo. Certo, se non vieni. Grazie e a prestissimo. Grazie a te. Ci salutiamo col bacio, ma dopo, però non ve lo facciamo vedere questo. Ciao.